Si chiama Di Donna in Donna ed è l'esposizione dell'artista Davide Di Donna che si è tenuta dal 28 febbraio al 15 marzo presso l'Artelier di Palazzo Ducale, Genova. E non è un gioco di parole dire che Di Donna dipinge soprattutto donne, ma andiamo subito a conoscere l'artista per capire al meglio la particolarità della sua pittura e da dove nasce il desiderio di dipingere soprattutto donne. Potrebbe essere volendo un gioco di parole, ma invece è associato a un insieme di conoscenze, di donne che ho veramente conosciuto nel mio percorso di vita e che mi hanno raccontato delle storie sulle quali io ho costruito delle immagini, e quindi tutto questo mi ha avvantaggiato, nel senso che io ho archiviato e ho addolcito quello che mi è stato raccontato con la mia pittura. Perché le storie che mi sono state raccontate spesso non erano storie molto allegre, nel senso mi hanno raccontato del personale e io su quel personale ho voluto, diciamo, tirar fuori il meglio e un senso. Secondo me è giusto valorizzare il silenzio. Il silenzio non dovrebbe esistere, bisognerebbe valorizzarlo, bisognerebbe trasformarlo in parole. Utilizzo più materiali, utilizzo magari olio, acrilico assieme, associo magari del pastello insieme all'olio, del carboncino insieme all'olio e mischio tutti questi materiali qua. Quando tu inizi a dipingere ci sono dei colori che ti vengono a cercare, nel mio caso sono stati il bianco, rosso e il nero, e sono stati colori che con cui io ho legato subito, sempre magari tendenti al freddo. L'unico colore caldo che utilizzo spesso è il rosso, proprio perché è un dettaglio che a me piace inserire. E se la scarpa è un oggetto di eleganza femminile, Davide Di Donna ha saputo così trovare la sua espressione, rendendo omaggio alle donne e il loro stile di essere originali. Io ho iniziato con i quadri a fare queste stampe, che sono stampe serigrafate, quindi fatte a mano, una per una. Diciamo, ho iniziato per gioco e poi un giorno ho detto, vabbè, fammi proprio iniziare su una scarpa, a vedere cosa viene fuori. E ho iniziato a lavorare proprio intorno alla scarpa, cercando di renderla un pezzo unico, anche perché io credo che la scarpa non sia solo un oggetto per la donna, è uno stato d'animo su cui la donna appoggia il proprio peso della vita, no? Quindi comunque è interessante che la scarpa sia la donna, quindi io cerco di personalizzarla il più possibile. Questa è la tua scarpa. Può sembrare una frase da Cenerentola, però è vero. Il particolare delle mie scarpe è che voglio dare, diciamo, l'immagine di un quadro, quindi un quadro non è perfetto, non è pulito. Voglio che la scarpa abbia anche qualche sporcatura, proprio qualche macchia di pittura, come se la donna ai piedi avesse proprio un'opera d'arte, no? Come tutti sappiamo, è difficile riuscire ad aprirsi degli spazi o utilizzare degli spazi senza dover rimettere dei soldi. Gli spazi ci sono, però vengono utilizzati magari per altre cose. Artisti ce ne sono migliaia, solo che hanno quasi tutti lo stesso problema, lo spazio. Ci sono centinaia di migliaia di artisti veramente bravi in vita, diamogli la possibilità di esporre. Faccio parte di un'associazione che si chiama Factory 28, che è qua di Genova, che sono molto attivi, che lavorano molto bene, quindi sì. Ci saranno momenti in cui ti sentirai sbattere le porte in faccia dalle gallerie d'arte, ci saranno dei critici d'arte che ti diranno questo va bene, quello non va bene. Però secondo me, se credi in quello che fai e ti piace quello che fai e per te l'arte è vita, devi considerarla tale. E se volete saperne di più su quest'artista così originale, basta cliccare su www.davidedidonna.com. Per il momento è tutto, da Martino Serra, bye bye!
io ci credo fino alla morte, quindi non ho mai mollato per questo motivo.